Enza Blundo, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle. Innanzitutto partiamo dallo spiegare le ragioni di questa scelta di scendere in campo così. Allora, le ragioni di questa scelta, allora, intanto non è una scelta soltanto mia, ma sono stata scelta. Però diciamo che quello che mi ha spinto ad accettare questa scelta è stato proprio il vedere intanto una grande disgregazione a livello di civico che c'è stata all'Aquila. Perché avevo tentato, io in persona con altri, abbiamo tentato di unire al massimo la civicità e questo non è stato possibile. E poi il fatto di poter dare un'occasione, allora a questo punto, alla cittadinanza di avere più spazio all'interno del comune, perché come tu sai, il Movimento 5 Stelle è un movimento, quindi non un partito, non è antipolitica, ma è politica, ma politica vera, politica di servizio, politica di trasparenza vera, nel senso che tutte le persone candidate col 5 Stelle, che in Italia ce ne sono già abbastanza, hanno iniziato un lavoro all'interno delle amministrazioni che è quello della trasparenza, cioè riportare al di fuori. Dare informazioni alla cittadinanza su tutto quello che sono i bilanci, quello che sono le iniziative che vengono prese, facendo però con chiarezza nomi e cognomi, perché qui molte volte è stato qualcosa accennato, ma ripeto, accennato. Invece quello che c'è bisogno è che venga informata in pieno la cittadinanza. Quanto ha influito la sua esperienza del Comitato Cittadini per i Cittadini nella scelta di candidarsi a sindaco o di essere candidata a sindaco, insomma? Allora, intanto io trovo una grande coerenza tra il mio precedente e questa candidatura. Prima di tutto perché, ripeto, ho accettato, perché me l'ha chiesto il 5 Stelle. Qualunque altra realtà me l'avesse chiesto, io non avrei accettato. E lo vedo conseguenziale perché appunto l'associazione che ho fondato a luglio del 2009 è un'associazione tutela dei diritti dei cittadini del cratere. È stata un'associazione che si è battuta, e una delle prime iniziative che noi abbiamo promosso a livello di collaborazione con le altre associazioni è stata petizione sede unica. Adesso nel programma che presento del Movimento 5 Stelle al primo posto c'è l'ottimizzazione delle risorse del comune, tra cui la unificazione degli uffici per renderli più agibili, per renderli più accessibili alla cittadinanza e per evitare le spese che già sapevamo c'erano. Movimento 5 Stelle, come lei ha voluto sottolineare, non è antipolitica, ma è un modo diverso di fare politica. Voi percepite che all'Aquila c'è questa esigenza di cambiare passo dal punto di vista politico, questa esigenza di cambiare anche volti della politica? Allora, io ritengo che già dal 2009 qui andava fatto un'unità di crisi e noi, anche con tutte le altre associazioni, avevamo subito, mi ricordo, mi sembra il 27 luglio, se non erro, presentato regolamenti di partecipazione al Consiglio Comunale. E adesso siamo arrivati a un regolamento di partecipazione inserito parziale. Noi intendiamo modificare lo statuto e proprio inserire all'interno dello statuto comunale la partecipazione, ma vera, con i referendum zero quorum, propositivi e abrogativi, cioè intendiamo riportare in mano alla cittadinanza il futuro della città, perché fondamentalmente in tutte le situazioni di emergenza terremoto si è ripartiti con questo presupposto, che è quello di una gestione più democratica, direi democratica in pieno dell'amministrazione. Questo non è accaduto all'Aquila, sicuramente è utile, lo era allora, figuriamoci adesso dopo 3 anni, e abbiamo anche visto le conseguenze di non aver messo in atto questo, né da parte del governo né da parte dell'amministrazione, perché francamente la stessa amministrazione poteva dotarsi di
di una, come dire, di una regolamentazione Maggiore. diversa, no? Ecco. In più ha avuto lo stimolo e la pressione sia da parte della conferenza dei comitati a luglio, sia da parte dell'assemblea cittadina successivamente l'anno dopo, e di fatto non c'è stato. Quindi certo che è necessario, direi indispensabile. In cosa vi differenziate dagli altri candidati sindaco? Il movimento sei tu. Cioè, noi non diamo alla cittadinanza una squadra efficiente, efficace o una modalità nuova e basta. Noi diciamo alla cittadinanza: venite a partecipare, rendetevi parte piena, totale, integrante dell'amministrazione. Siate voi i protagonisti di questo futuro e diciamo alla cittadinanza: non potete delegare. Io stessa ho detto: datemi il voto, datemi la fiducia per una questione di onestà, di correttezza, di coerenza, ma non mi date la delega, perché ciascun cittadino dell'Aquila e delle frazioni dell'Aquila deve sentirsi totalmente investito di queste Di responsabilità. parte integrante di questo progetto. Assolutamente, ciascuno sa e conosce la realtà in cui vive e l'amministrazione dovrà immediatamente attivare e attivarsi per fare un nuovo piano regolatore, ma con l'ascolto della cittadinanza, perché è chiaro che è cambiata l'aspetto, la prospettiva è cambiato ed è la cittadinanza che deve, valutando quello che è la realtà, deve decidere cosa dovrà essere in futuro l'Aquila. E io ritengo che questo è un compito. Noi dobbiamo considerare l'Aquila e il suo futuro res publica e noi dobbiamo imparare a essere tutti cives. Oltre al coinvolgimento della città, comunque voi avrete in mente un disegno della città del futuro, tre punti su quali ripartire? Guarda, io posso dirti che noi non abbiamo fatto un programma di grandi cose eclatanti, noi abbiamo fatto un programma basato sulle priorità e sul buonsenso. Quali Le sono queste nostre priorità? priorità sono, innanzitutto, come dicevo prima, l'ottimizzazione delle risorse dell'amministrazione, perché l'amministrazione possiede anche degli edifici e questi edifici possono essere utilizzati. Per esempio, il comune potrebbe riunire tutti i suoi uffici presso le casermette, piuttosto che metterci le scuole, perché sinceramente le scuole, insomma, possono trovare altra collocazione. È importantissimo che l'amministrazione sia al massimo dell'efficienza per poi attivare tutto il resto. E questo riguarda anche il lavoro delle persone che sono impiegate lì. Ce ne sono alcuni che sono veramente desiderosi di lavorare e vogliono fare il massimo per noi e per la cittadinanza. E ce ne sono altri che forse se svolgessero altri incarichi non sarebbe sbagliato, voglio dire. Comunque rivedere anche questo, il personale, a partire dall'ultimo impiegato fino ai dirigenti. E noi prospettiamo anche l'unificazione in un unico Della CDA sede. delle municipalizzate. E altra cosa che riteniamo importantissima è il trasporto, perché è vero che abbiamo una città disgregata, è vero che abbiamo gli anziani abbandonati nei piani case, nei MAP, in situazioni, anche nelle case dell'Aquila, comunque con pochi servizi intorno. E noi crediamo che la cosa importantissima sia creare un servizio di trasporto pubblico efficiente, organizzato, ben capillarmente, insomma, Strutturato. strutturato, che possa raggiungere tutti e anche con un trasporto notturno per gli studenti, perché adesso gli abbiamo tolto il pagamento delle tasse, ma fino a quando resisteranno in una situazione dove studiano e poi veramente c'è il vuoto? Allora, perlomeno un trasporto anche notturno permetterebbe a questi giovani di muoversi agilmente in qualche modo, anche perché vedo e sono contenta che i giovani stanno ritornando verso il centro, nonostante che sia imbalsamato. Abbiamo visto che vanno sotto i portici comunque, che vanno alla Fontana Luminosa e quindi questa spinta che stanno dando i giovani, insomma, bisogna assecondarla.
Un'ultima cosa, tra qualche settimana si vota, insomma, il livello della campagna elettorale, come è stato, com'è, come sarà, e eventualmente visto in un eventuale secondo turno, come pensare di muovermi? Allora, ti posso dire che noi intanto come campagna elettorale siamo basati sulle nostre povere forze. Quindi già avere organizzato la venuta di Grillo per noi sono state spese e adesso per i manifesti. Quindi anche in questo forse della cittadinanza che ci appoggia e ci crede, ci dà una mano, non sarebbe sbagliato. Intendiamo anche comunque poi rendere tutto in trasparenza pubblico perché noi, ripeto, non abbiamo sovvenzioni da nessuno, quindi il poco che potremo fare. Sicuramente io in persona andrò in giro per i piani case anche più sperduti perché preferisco proprio andare dalle persone che perché noi vogliamo essere voce di chi non ha voce, vogliamo ridare voce a chi anche prima del terremoto non aveva la possibilità di essere ascoltato, di quelli che sono stati danneggiati come commercianti, tutti quelli che sono stati messi da parte nei lavori pur avendone le qualità. Noi vogliamo che venga in luce la meritocrazia e non i posti politici, quindi insomma sotto questo aspetto. E per il resto sicuramente ci Nell'eventuale secondo. vediamo, noi non appoggiamo nessuno. Il Movimento 5 Stelle per sua identità non appoggia nessuno. Grazie a Enza Blundo, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi.